Belli miei, come state? Io è la 20ª volta che inizio queste storie perché mi sono ripromessa di non piangere, ma sono sicura che non ce la farò neanche questa volta. Comunque sia, è buono quando io piango perché vuol dire che sto esternando tutto, perché come vi ho scritto, sono una che si tiene tanto tanto le cose dentro, sono sempre sorridente, magari sembra che a me non mi tocca niente, sembro impassibile, invece poi quando sto sola tendo a isolarmi e a spegnermi un pochino. Ma che sia, penso, non sono giorni facilissimi. Io piano piano ho interiorizzato tutto e lo sto cercando di metabolizzare. Quindi ben vengano questi pianti liberatori, perché io sono una che da fuori magari sembra impassibilissima, sembra che non mi tocca niente, nessuno, nessuna situazione, sono sempre sorridente, bella, presa bene. Poi dopo, quando sono da sola, crollo. Però mi succede che tante volte sto talmente male per qualcosa che non riesco a piangere, e quella cosa mi fa stare ancora più male perché non riesco a sfogarmi in nessun modo. Quindi questi occhi sono dovuti solamente a questa situazione qua. Volevo dirvi, vabbè, volevo innanzitutto ringraziarvi per tutte le parole stupende che mi state scrivendo. Penso anche a Giulio, perché siete stupendi, veramente. Cioè, veramente mi date una forza assurda, non che sia una situazione tragica, però comunque sia a volte una persona ha anche bisogno di una parola carina. E volevo dire l'ultima cosa e poi giuro che torno super carica e sorridente come prima, anzi più di prima, che non lo sapevo io che avrebbe fatto quelle storie per annunciare questa pausa di riflessione. Lui era un po' preso dagli impulsi. Giulio è molto impulsivo, preso dalla rabbia, ha preso il telefono e ha detto: io e Giulia non siamo più insieme, ci siamo allontanati. Io non me l'aspettavo sinceramente, soprattutto pensavo che comunque sia sarebbe stato il caso di parlare prima tra di noi, però cioè, i litigi ci sono, avevamo litigato, però ovviamente ogni volta che si litiga in una coppia poi magari si fa pace, e quindi non è che ogni volta che litighiamo, prendiamo il telefono e annunciamo la crisi, ma non c'è niente da annunciare, no? Se io dicevo raga va tutto bene, era perché andava tutto bene, i litigi erano quelli soliti, sempre litigi, litighiamo tanto perché siamo tanto diversi, però vabbè, non voglio puntare il dito contro di lui, assolutamente, volevo solamente dire questa cosa qua, che se non ve l'aspettavate voi, non me l'aspettavo neanch'io che annunciasse questa cosa da un momento all'altro, sinceramente. Era incazzato, è stato l'ennesimo litigio, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e quindi va bene così. Basta. Comunque, detto questo, io sono a Milano, non sono ancora uscita di casa, non so che tempo faccia, ma secondo me si gela. Voi come state? Mando un bacione, un abbraccio grandissimo.